E su Topolino numero 3579, con appena una settimana di ritardo rispetto alla pubblicazione negli Stati Uniti, arriva The Infinity Dime, ovvero la moneta dell'infinito. La storia, che era stata annunciata diversi mesi fa, sancisce il ritorno della produzione di storie disneyane in terra statunitense, cosa che mancava da appunto diversi anni, più o meno dal periodo del resordio di Don Rosa sulle pagine di Uncle Scrooge. Inoltre, poiché è pubblicata dalla Marvel Comics, che è a sua volta una delle aziende controllate dalla Disney, e seppur in termini indiretti, il ritorno della Disney come editore dei suoi stessi fumetti, cosa che era accaduta nel corso degli anni 90, all'inizio degli anni 90 del XX secolo, se la memoria non mi inganna, per qualcosa come 6 mesi, un annetto. Ovviamente mi riferisco al mercato statunitense. Ora, poiché la storia è stata realizzata appunto da Marvel Comics, all'interno della Marvel Comics, è più che normale che tra gli autori coinvolti si trovi appunto un autore di supereroi, in particolare lo sceneggiatore Jason Aaron, apprezzato all'interno dell'ambiente, soprattutto per la sua gestione del personaggio del mitico Thor. Ad affiancare uno sceneggiatore statunitense troviamo poi alcuni autori italiani che vanno in ordine più o meno sparso da Paolo Mottura, Vitale Mangiatordi, Giada Perissinotto, Francesco D'Ippolito e Alessandro Pastrovicchio. All'interno del progetto però è anche coinvolto il fratello di Alessandro, il buon Lorenzo Pastrovicchio, che ha realizzato una delle variant cover con cui l'albo è stato distribuito. Infatti nel mondo di supereroi gli albi a fumetti vengono generalmente distribuiti con variant cover, con diverse copertine realizzate da altri artisti. Di solito le variant cover escono per i numeri iniziali di una nuova serie o per alcuni albi particolari celebrativi. Gli albi intermedi nella pratica hanno giusto 2, 3, 4 variant cover, non quella decina come per esempio quelle di appunto di Infinity Dime. E proprio perché alla fine la Marvel Comics è un editore di supereroi, anche le variant cover, o almeno una parte delle variant cover realizzate, sono state realizzate da autori generalmente di fumetti supereroistici, come per esempio John Romita Jr., che è noto soprattutto per Amazing Spider-Man, e Walt Simonson, che alcuni decenni fa aveva realizzato per un appassionato barksiano una breve autoconclusiva celebrativa di Barks e del suo più famoso personaggio, appunto, Zio Paperone. Tra le altre variant cover, infine, segnalo quella di Frank Miller, che, almeno a mio giudizio, è uno dei suoi disegni più brutti, oltre ad essere una delle variant cover più brutte di questa serie. Però vuoi mettere un disegno di Frank Miller? La cover ufficiale è stata invece assegnata da Alex Ross, che è uno dei più apprezzati copertinisti del giro supereroistico, oltre ad essere l'autore dei disegni di due delle più importanti storie a fumetto del periodo relativamente recente dei supereroi, cioè Marvels per la Marvel Comics e Kingdom Come per la DC Comics. A questo proposito devo però dire che la copertina variant realizzata da Lorenzo Pastrovicchio, che viene considerata quasi ufficiale, probabilmente verrà utilizzata per future ristampe, forse per la ristampa in volume quasi certa che ci sarà in Italia. Devo dire che, almeno a mio giudizio, è migliore, la gradisco e rappresenta in qualche modo il cuore della storia molto meglio, sia della cover di Alex Ross, che è ovviamente celebrativa del personaggio, sia di altre delle variant cover. Vediamo la storia. Aaron propone il più classico dei What If marvelliani, infatti propone una variazione sulla fantastica e ormai mitica prima storia di Zio Paperone, il Natale su Monte Orso, chiedendosi cosa sarebbe successo se quella notte non fosse mai avvenuta. Dopo questo prologo veniamo calati nel cuore della storia, che vede una sfida tra quello che è probabilmente il nostro Zio Paperone e uno Zio Paperone malvagio che viaggia nell'universo per andare a rubare i depositi, soprattutto di numero 1, alle sue versioni alternative.
Interessante, infatti, quando i due zio paperone principali si vanno a scontrare all'inizio del secondo capitolo, osservare come questo paperone malvagio abbia una serie di anelli sulle dita su cui sono incastonate le numero 1 che ha già acquisito. Questa scena, più che farmi pensare al guanto dell'infinito, che è ovviamente citato nel titolo, oppure al guanto degli anelli del potere del mandarino, mi fa invece pensare a un personaggio della DC Comics, cioè l'editore concorrente della Marvel Comics. In particolare mi fa pensare alla seconda delle Lanterne Verdi, Hal Jordan, che in un paio di momenti della sua vita da supereroe, se la memoria non mi inganna, si è ritrovato con più di un anello del potere alle dita. Nella prima occasione era in una situazione di pericolo in cui doveva salvare l'intero corpo delle Lanterne Verdi e quindi questa azione di fatto diventava necessaria per salvare tutti quanti. Nella seconda occasione invece Hal Jordan era praticamente impazzito e aveva utilizzato, quantomeno stava provando a utilizzare, tutto il potere acquisito con gli anelli del potere per riscrivere l'universo, se non addirittura il multiverso, a sua, diciamo così, immagine e somiglianza. Lo so, appassionati di supereroi, che le cose sono andate in maniera diversa, però avevo bisogno di riassumere. Inizia quindi da questo punto in poi, tra una citazione disneyana e l'altra, abbiamo infatti riferimenti alla saga di Don Rosa e anche riferimenti, però non so in questo caso quanto voluti, a una storia italiana in particolare che mi è venuta in mente, una sfida tra il paperone buono, quello del nostro universo, e il paperone malvagio che vuole diventare il più ricco e più potente paperone di tutto il multiverso. E attenzione, questa storia in realtà non è così nuova come si potrebbe pensare. Infatti, il film The One del 2001 di James Wong racconta una storia molto simile. Il protagonista della pellicola, infatti, viaggia nel multiverso cercando di fermare il suo doppio malvagio che sta viaggiando anche lui nel multiverso per uccidere le sue versioni alternative e diventare l'unico, solo e più potente all'interno di tutti gli universi. In un certo senso quindi potremmo dire che Aaron si è buttato non solo in mezzo al citazionismo, ma anche nel mood di moltissimi fumetti disneyani, in particolare quelli italiani, il mood delle parodie. In questo caso la parodia di una pellicola che ho visto ed è anche piuttosto interessante e divertente. E ovviamente il cuore di entrambe queste due storie, così come il cuore di questo video, è appunto il multiverso. In effetti di multiverso avevo già discusso più o meno brevemente in un video precedente che trovate sul mio canale dedicato a Darkwing Duck. Lo metto in descrizione o eventualmente potete cercarlo all'interno dei video del canale. Per cui in questo video cercherò più o meno di raccontare le stesse cose che raccontai all'epoca, cercando però di essere un po' meno, diciamo così, tecnico e storico più che altro. Iniziamo subito con il primo modello teorico che, spinto alle sue estreme conseguenze, porta a una interpretazione di molti universi. Siamo alla metà degli anni 50, intorno al 1955-56. C'è un giovane studente di dottorato, Hugh Everett, che ha avuto la fortuna di assistere a quella che è l'ultima conferenza pubblica di Albert Einstein. Le parole di Einstein lo ispirano per una direzione sulla sua ricerca di dottorato e punta la direzione verso una nuova interpretazione della meccanica quantistica che magari possa portare a una maggiore unificazione tra le teorie della relatività generale e della meccanica quantistica, appunto. Queste due teorie, questi due modelli matematici, infatti, oltre ad occuparsi di due ambiti dell'universo molto diversi, rispettivamente macro e microcosmo, anche dal punto di vista matematico sono molto poco compatibili. In realtà si potrebbe dire addirittura proprio completamente incompatibili, però la ricerca per renderle compatibili, in un certo senso, possiamo dire, risale proprio a questi tentativi di Hugh Everett. Anche in questo caso, dal punto di vista cronologico, le cose sono andate un po' diversamente, però per gli scopi del video ha poca importanza.
Everett in questo caso propose una interpretazione della meccanica quantistica che lui chiamava molti osservatori, in cui in un certo senso cercava di scrivere la funzione d'onda di tutto l'universo. Una volta però che questa teoria è stata rilasciata alla comunità di fisici teorici, venne negli anni successivi spinta alle sue estreme conseguenze, diventando nota come la teoria dei molti mondi. In questo caso, questo spingere estreme conseguenze è dovuto sostanzialmente a quello che è meglio noto come il paradosso del gatto di Schrödinger, che in estrema sintesi mi dice che un gatto posto in una situazione descrivibile attraverso la meccanica quantistica si ritroverebbe in una sovrapposizione tra essere vivo ed essere morto. Se però ci sganciamo dall'idea dell'essere vivo o essere morto e andiamo, per esempio, alla situazione dei vivi in cui ci troviamo normalmente, potremmo tranquillamente andare a immaginare che nel momento in cui facciamo quindi una scelta, deve esistere, magari essere stato generato, un altro universo in cui abbiamo compiuto un'altra scelta. In realtà tutto questo mescolarsi di scelte diverse e universi che si sviluppano come i rami di un albero è più da interpretarsi come una possibilità che in realtà viene a praticamente essere cancellata nel momento in cui noi effettivamente compiamo quella scelta. Però lasciando correre un po' la fantasia, potremmo anche pensare che invece entrambe le scelte sono state fatte e sono avvenute in due universi distinti che quindi sono diventati universi paralleli in quello che è da considerarsi come un multiverso. Un po' più generale dal punto di vista matematico invece l'idea del multiverso che c'è dietro la teoria delle stringhe. La teoria delle stringhe è di fatto la prima grande teoria che cerca di mettere insieme la relatività generale e la meccanica quantistica. La conseguenza è che si immagina il nostro universo di quattro dimensioni che è in realtà immerso in un universo a più dimensioni. All'interno di questo universo a più dimensioni si muovono degli oggetti matematici che potremmo assimilare a delle membrane. Ovviamente questo modo di raccontare questi oggetti matematici è semplicemente un'approssimazione, non ho neanche utilizzato il termine tecnico. Ora, queste membrane, dicevo, viaggiano all'interno di questo universo a più dimensioni e si scontrano, e ogni volta che si scontrano creano un universo. Quindi è normale immaginare che magari due membrane sono in grado di creare non semplicemente uno, ma più universi, perché le loro pieghe si intersecano e quindi creano più, appunto, intersezioni, quindi più universi. Ovviamente in questo caso l'idea di universo e quindi di multiverso sarebbe un po' diversa rispetto a quella che discenderebbe dal paradosso del gatto di Schrödinger. Un'ultima idea di multiverso che mi piace citare è invece quella che discende dall'inflazione cosmica. L'inflazione cosmica è un modello che abbiamo verificato con maggiore precisione rispetto, per esempio, a quello della teoria delle stringhe, secondo cui a un certo punto l'universo si è espanso a una velocità maggiore di quella della luce. Attenzione però, non tanto le particelle, ma lo spazio-tempo, perché la relatività speciale non dice che lo spazio-tempo non si può muovere a velocità superiori a quella della luce, ma dice che tutti gli oggetti che si trovano sullo spazio-tempo non possono superare la velocità della luce. Quindi, in questo caso, questa espansione superluminale dello spazio-tempo potrebbe aver creato, spingendo quest'idea alle sue estreme conseguenze, delle bolle, degli universi bolla al cui interno però la fisica si è evoluta in maniera diversa da una bolla all'altra, e quindi le costanti fisiche e di conseguenza anche la forma e l'aspetto delle leggi fisiche sono leggermente diverse. Questo renderebbe quindi questi universi bolla incompatibili uno con l'altro e quindi anche in un certo senso un po' difficili da poter essere distinti, perché è un po' difficile andare a cercare qualcosa che è molto diverso da qualunque cosa tu abbia mai visto.
Ovviamente ci sono anche molti altri modelli fisici che non prevedono l'esistenza di alcun multiverso, ma semplicemente di un unico universo creato a partire da alcune leggi fondamentali. Detto ciò, ricordandovi che in descrizione andrò a inserire tutti i link di approfondimento necessari per cercare di andare un po' più a fondo della faccenda, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!